e noi ne siamo lieti e orgogliosi di questo evento e la nostra squadra di Croce Rossa Italiana giocherà e di conseguenza sarà una bella partita. Ci saranno altre tre squadre, sarà, ripeto, una bellissima sorpresa. Ci hanno offerto la disponibilità a queste tre grandi squadre e non vogliamo preannunciarvi oltre perché vi aspettiamo realmente. Lasciamo la sorpresa a chi deciderà di venire sabato a seguire l'appuntamento. Esatto, saranno tre grandi squadre che ci permettiamo di ringraziare anticipatamente, non vogliamo dire altro, ma poi venite, vi divertite perché vedrete una Croce Rossa italiana sicuramente diversa Da con come la la vedete nostra divisa. generalmente durante i corsi di formazione o gli interventi che fate. Esatto, abbiamo la nostra divisa di Croce Rossa con i vari sponsor. A questa squadra partecipano tantissimi volontari che se mi permetti Alessandro volevo ringraziare perché Assolutamente. realmente sono il nostro motore. Il comitato, così come tutta la Croce Rossa, vanta per Roma e provincia più di 7.000 volontari. Il nostro comitato ne ha in attivo più di 230, però grazie a loro che realmente Si fanno questi ci permettono appuntamenti. tutti i giorni sì, di creare eventi come questo. Ok, però in realtà non ci hai detto cosa ci farete con questi soldi. Noi, lo dicevo prima, lo ripeto, l'evento è finalizzato all'acquisto di un nuovo autoveicolo utile al trasporto disabili per offrire un servizio efficiente ai nostri cittadini del Municipio 15. Quindi Perfetto. acquisteremo sicuramente un pulmino e ne siamo convinti perché siamo certi Che che la la partecipazione sarà popolazione, numerosa. esatto, sarà numerosa e quindi ci permetterà di acquistare questo nuovo pulmino per disabili in quanto abbiamo una richiesta sempre maggiore di trasporto. Porto infermi di persone con disabilità. Perfetto, allora io Mauro verrei da te perché vorrei capire un po' com'è nata questa iniziativa, come vi siete organizzati e poi Alessia ci ha diciamo lasciato un po' così con la sorpresa di quali saranno le squadre. A te possiamo chiedere di svelarci se c'è qualche nome che ci puoi dare in anteprima per stuzzicare un po' la fantasia dei nostri ascoltatori? Sì, guarda, io sono un testimone vivente di quello che sta avvenendo, perché io partecipo a questo sviluppo di squadra e posso dire che abbiamo già fatto due allenamenti con la supervisione molto, molto, molto carina di Tommaso Rocchi, che ringraziamo, e Francesco Grazie, Dell'Anno, che ringraziamo anche noi. ringraziamo perché con le mani nei capelli stanno cercando di farci capire qual è la porta avversaria o la porta da Non i difendere, capelli una di cosa del Rocchi, però. genere. E lo dica a posto, il livello si sta abbassando notevolmente. Scusateci, Scusate, scusate. Questa me l'ha chiamata Paolo, però, scusa. Scusatelo No, per noi. noi vogliamo ringraziare tutti insieme a Alessia, coloro che hanno subito aderito all'iniziativa, che subito hanno sensibilmente voluto partecipare. Posso fare il nome di Giuseppe Giannini, che presenzierà la manifestazione. Il principe. Giuseppe Scusate Giannini se lo mi conosciamo tutti, emoziono, ma io ho insomma. 40 anni. Prima di Dotti c'era Giannini. Il Scusate. principe, che molto carinamente farà presente. E poi abbiamo delle new entry, però ne posso anticipare solo una, mettiamo così, Stefano Fiore, Grazie Stefano. E beh, insomma, devo dire che i nomi di richiamo non mancano, eh. Io ci vengo sicuro sabato, State guarda. facendo parlare, piano piano ci state facendo parlare così veniamo, incuriosiamo i futuri. Io sabato vengo sicuro. Allora, Allora, poi torniamo nel fare un appello finale, insomma, ai nostri ascoltatori per l'appuntamento di sabato. Però cogliamo l'occasione di avervi in collegamento con voi e vi rubiamo ancora qualche minuto perché vorrei chiedere a voi due quali sono di raccontarci un po' in breve le attività delle associazioni di cui siete rispettivamente rappresentanti oggi. Quindi partendo da Alessia, quali sono le attività di Croce Rossa sul territorio e poi vengo da Mauro. Bene Alessandro, allora il Comitato Municipio 15 della Croce Rossa Italiana di Roma è realmente l'espressione del territorio romano della Croce Rossa Italiana e tutti conosciamo questa grandissima organizzazione.
Attualmente le nostre attività sul territorio del Municipio 15 sono servizi in ambulanza e trasporti infermi per la popolazione e per le persone naturalmente sia con disagio sociale e anche persone con disabilità. Eventi inoltre capillari di assistenza sempre con ambulanza, manifestazioni sportive anche in occasione di grandi eventi. Poi svolgiamo attività capillare nel territorio con lo svolgimento di corsi alla popolazione di varie tipologie per l'utilizzo del defibrillatore, per le manovre salvavita pediatriche, corsi di primo soccorso alla popolazione, eccetera, eccetera. Svolgiamo inoltre raccolte e donazioni sangue e inoltre facciamo delle numerose campagne di sensibilizzazione alla popolazione sia per l'educazione alla salute, la promozione di stili di vita sani e sia propaganda e sensibilizzazione alla comunità e all'interno delle scuole, nelle varie associazioni per la diffusione del primo soccorso. Inoltre naturalmente facciamo campagne anche per la propaganda e la politica del volontariato perché è importante che il nostro comitato continui a crescere anche con ulteriori corsi di reclutamento. Ecco. Inoltre partecipiamo a eventi nel territorio in caso di disastri e calamità. Inoltre facciamo anche sicurezza e educazione stradale e attività rivolte a bambini e adolescenti con i giovani della Croce Rossa Italiana e poi cerchiamo di sviluppare realmente numerosi altri corsi di reclutamento per far sì che il Comitato 15 di Roma diventi sempre più forte, sempre anche più grande. Per il reclutamento del volontariato. Che facevate cose interessanti, ne ero assolutamente e soprattutto utili, soprattutto utili. Ne ero pienamente consapevole e infatti per questo ti ho chiesto di divulgare a tutti i nostri ascoltatori che possono andare comunque sul vostro sito internet carieroma15.it sì. Per informarsi su tutti quelli che sono i corsi. Grazie mille Mauro, vengo da te. Sì, dimmi. Allora tu mi hai fatto una domanda, no? E alla quale poi non ho risposto, ma l'idea nasce sulla base di un rapporto molto bello, bellissimo, che non finirò mai di ringraziare. Con la Croce Rossa col Comitato 15 riguarda un'iniziativa che noi abbiamo promosso e divulgato nelle scuole del Municipio 15. È un'iniziativa di prevenzione cardiologica, cioè effettuiamo i tracciati dei controlli elettrocardiografici ai bambini, partendo dai bambini delle terze elementari fino ad arrivare alle terze medie. E ci ha visto coinvolti con impegno, sensibilità, tatto, tutto il meglio che uno può offrire da un punto di vista di umanità anche e abbiamo superato il migliaio di elettrocardiogrammi eseguiti. Complimenti. Questo ha fatto sì che tra noi, conoscendoci poi sul campo, sul lavoro, il campo sportivo è sabato, però noi in questi mesi ci siamo conosciuti nel campo, nelle scuole, e ha fatto sì che si sia stabilito un rapporto di stima, di fiducia, di impegno. Io voglio ringraziare tutta l'equipe medica della Croce Rossa, fantastici, in particolar modo la dottoressa Leonella Panzacchi, quasi mi commuove dirlo, e che ci ha visto appunto arrivare fino ad oggi a eseguire e a svolgere l'iniziativa. Anche questo questa è un'iniziativa molto importante che fate nelle scuole, quindi è doveroso darne atto. Sì, sì, dimmi tu se sono lungo, perché io sennò non smetto di ringraziare. Hai ancora 30 secondi per ringraziare e poi chiudiamo con un appello che vi faccio fare ai nostri ascoltatori per sabato. Ringrazio comunque tutte le scuole, cioè le scuole nel senso i docenti, i collaboratori, gli alunni che sono stati fantastici e a presto perché l'anno prossimo molto probabilmente ripeteremo e quindi si ricomincia. Lascio la parola a te. Allora io in chiusura vi farei fare diciamo un appello proprio, abbiamo svelato qualche nome per fare incuriosire e invogliare le persone a partecipare sabato, però vi lascerei proprio gli ultimi secondi per fare un appello ai nostri ascoltatori a venire a partecipare sabato. Alessia, parto da te. Grazie, se posso anche ringraziare la dottoressa Leonella Panzacchi che gratuitamente insieme a tutti i nostri infermieri volontari del comitato
hanno dato la loro collaborazione. E poi volevo solo ringraziare i nostri organizzatori del comitato di Croce Rossa, i volontari Letizia Ferro, Rocco Pierro e Angela Covello, responsabili ognuno per la propria competenza, perché hanno potuto realmente realizzare con la nostra collaborazione l'evento di 90 minuti di solidarietà. E poi a questo punto l'abbiamo svelato, i mister Tommaso Rocchi e Francesco Dell'Anno, perché realmente ci hanno aiutato ad allenarci. Okay. E poi non per ultimo io vi aspetto, tutti i volontari del Comitato 15 vi aspettano sabato 17 giugno 90 minuti di solidarietà, venite con noi, vi divertirete, avrete la sorpresa delle altre tre squadre oltre quella nostra e veramente contribuite a far sì che riusciremo a realizzare il nostro sogno e comprare un nuovo pulmino per le persone disabili del nostro municipio. Che è il vero motivo per cui dobbiamo essere tutti presenti sabato. Mauro, a te per salutarti chiedo solo una cosa, ma tu giocherai? Forse, perché il buon Tommaso Rocchi giocherà. E allora questo è il vero motivo. Giocheremo tutti, Alessandro, anch'io purtroppo giocherò. Ah, ecco, allora questo è un motivo in più per venire sabato al campo a vedere la partita, certo, e partecipare all'evento. Grazie. Io ragazzi vi ringrazio veramente. Grazie. Noi ci vediamo sabato. Grazie, perché io a questo punto non mi posso perdere lo spettacolo, quindi sabato ci sarò. Grazie mille, buona giornata. Assolutamente, ciao, vi aspettiamo tutti e tre, tutti quanti. Arrivederci. Ciao, grazie. Ciao, ciao. Arrivederci. Ciao. E così finisce anche la 20ª puntata. Carina questa iniziativa a cui ci invitano a partecipare. È importante, bisogna andare. Peraltro, se il biglietto d'ingresso serve per comprare un pulmino attrezzato per persone con disabilità del municipio, suggerisco a questo punto anche di fare una piccola donazione a prescindere dalla partecipazione. Sì. Io vado, se qualcuno vuole venire. Siamo pronti per gli ringraziamenti? Stai uscendo? Sì, vado, vado direttamente lì da oggi. L'iniziativa del quadrangolare. Allora, anche oggi ringraziamo RadioRomaFutura.it, questo spazio che ci consente, diciamo, di fare i giornalisti e ci ha consentito quest'anno di mettere in piedi una trasmissione che non esito a definire carina, interessante. Fondamentalmente ha dato la possibilità a tante persone di parlare, di avere spazio e voce sulla città. No, sono contenta perché il format funziona. Vedete, quando dicevamo facciamo parlare la città, poi la città, se la chiami, poi parla, risponde e interviene. Questo è buono per la democrazia. Ecco. Quindi ringraziamo RadioRomaFutura.it, ringraziamo il nostro amico Morgante che ne è l'editore e che ci ha dato fiducia. Ringraziamo il nostro amico Pampa che oggi Franz sta alla regia e che diciamo ci permette Fede tecnicamente. Grazie, applausi, di fare la trasmissione. E naturalmente io ringrazio Alessandro Cozza e Giorgio Carra. Ma grazie a te, grazie la battaglia, per tutto quello che fai per noi. Ma mi immagino proprio. Adesso facciamo anche una campagna di sensibilizzazione su questo. Sì. Donate 5 euro a Erika Battaglia al 4-5 bla bla bla. Lasciamo perdere. Vabbè, voglio ricordare però una cosa fondamentale. Ricordiamolo, c'hai 30 secondi. Grazie, carina. Non ricordare niente, Pampa, vai. Che con la ci sigla. Potete riascoltare dalle buonanotte sul podcast dedicato. Solo e che riascoltare sempre. E ci risentiamo giovedì prossimo dalle 9 alle 11 su www.radioromafutura.it. Ciao. Preparatevi perché sarà l'ultima puntata. Non lo dire che già mi viene la malinconia. E non diciamo cosa succederà. Io canto. Oddio. Io canto. Con la laurea in tasca sta alla cassa e batte il prezzo. Scende ancora in piazza, crede nell'impegno. Esce con le amiche, si è pagata anche l'affitto. Beppe cerca un sogno nel gioco d'azzardo. Nei cantieri sgobba e quando torna a casa è stanco. Oggi è più contento perché ha fatto ambo. Porterà sua moglie a cena fuori per un giorno. Asciuga gli occhi, stacca dal call center, stende panni e lava i piatti. Non ha più il compagno, ma nei suoi tre figli trova quella forza che la fa andare avanti. Mario ha quattro denti, ma sorride spesso.